Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale. Oggi siamo tornati in una location dove eravamo venuti tanto tempo fa, ovvero la Villa dei Pozzi. Secondo me meritava assolutamente una ulteriore visita. Infatti siamo venuti in questa calda giornata col cielo azzurro. Ragazzi, tanta roba, non so se riuscite a vederla. C'è un po' di vento, quindi questo vuol dire che alcune finestre, alcune porte sbatteranno, quindi non prendiamoci in parti. Però volevamo fare anche un'ispezione diurna per vedere in primis come è messa la villa, perché è tanto tempo che non ci veniamo, e in secondo luogo se ci sono ancora delle diciamo dei segnali. Qualcosina già abbiamo avuto con la Spirit Box, che è l'unico strumento che in questo sopralluogo ci siamo portati. Vediamo un po', seguiteci in questa nuova avventura nel mondo dell'ignoto. Che sbatte sopra, non lo so, bisognerebbe andare a vedere. Dio, sopra sì. Non è messo benissimo, però già quando ero venuto, perché è tutto legno. Qua c'è ancora il pallino. Porco schifo. Perché alcuni rumori sono strani, eh? Eccolo tutto. Che miseria. Fanno di fuoco. Probabilmente non è legno qua, però non mi fido io, è troppo marcio. Questo corridoio è bello però, figo. Almeno un botto di finestra. Madonna però qua quanto è lunga, porca miseria, hai visto quanto è lunga? Caldo, a caso, un momento fa fatto blu. Ho visto. Quanto è lunga qua, hai visto questa roba? Proprio come se lo facessi sotto pavimento. Cosa ti hai detto? Dico è lungo. Cavacca. Peccato che di là non ci si può andare. Manca pavimento. L'unico modo andare qua. Cioè quante stanze ha di là, porca vacca. Infatti è immensa. Però sali dall'altro lato. Perfettissimo, avranno avuto uno stampo o qualcosa.
volte le scale si muovono. Eh sì, lo c'è ancora. Sono le assi che tengono su. Sto buco non c'era. Qua c'è stato quel rumore, Paolo. Che ero lì. Se ti ricordi, vedi che ero lì. Vedi, anche questi pannelli sono pulizi. Era esattamente questo il rumore. Uguale. Che c***o che sbatte? Oh, l'ha fatto identico, c***o. Assurdo. Cos'è che sbatte? Caldo. Ma sei stato tu a far sbattere la porta? O la finestra, quel che sia? Se sì, puoi farlo suonare di nuovo? Vedere rosso? Sì. Bene. Non so però cos'è che sbatte. Eh no, infatti non ho capito neanche io. È identico, il rumore è identico a quello lì che aveva fatto. Però non, anche allora non avevamo capito cos'era che aveva battuto. Però l'altra volta non c'era vento. No. Anche perché c'è, cioè, di qua non sono porte, non c'è niente. C'è solo il coso dell'ascensore aperto, ma non sbatte. Non lo sappiamo, non lo so correndo. Infatti è blu. Bagno? C'è una porta. C'è aria qua, quindi sì, magari. Ci suonerà sicuramente. Ancora piastrellato qua. A sto giro però ha fatto tum, 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 tum. Cioè ha fatto solo un rumore. Non so se qualche finestra che ha sbattuto. Dopo ragazzi, essendoci del vento, lo dico, essendoci del vento, cioè dico, adesso non ce l'hai neanche così tanto. Allora, da giù, quando eravamo giù, ti ho detto dritta davanti a me. Sì. Ma era al piano sotto. Era di là. Esatto, era di là. Qui è qui. Sì. Che a me è sempre di sonoro, a me sembra di là. Sembra di là, di sonoro. Però di là non c'è niente che sbatte. Qua di qua sopra. Ah, guarda lì. Vedi. Però senti, aspetta. Senti. Quella. Però non ha fatto così. Mi metti lì. Non ha fatto il tun tun dopo. La seconda volta sì, ma la prima no. Che bello nel muro. Quello che non si capiva di cosa fosse. Cioè, una stanza segreta. Pensa a te. Eh sì, ok. Ma l'altra volta non c'era dentro di così. E poi comunque... Che
Che sberle che davo. Non puoi bloccare nessun Ragazzi, la momento. porta posseduta. La porta posseduta dal vento. Non c'è modo di... Eh no, ti dico, a meno che tu non sia Girarla. Spider-Woman, non penso possiamo bloccarla in qualche modo. Puoi fare con un asse incastrato del muro. Tanto manco a farla apposta, ci hanno scritto sopra paura. Cioè, come ad esempio. Vabbè, perché secondo me succedeva così, allora non ce l'hanno. Appunto dico, l'hanno fatta apposta. Qui con l'RF dava segnali di brutto, in sostanza. Tant'è che pensavamo ci fosse qualcuno col cellulare qua dentro, tipo nascosto dietro lì. Non ho capito cosa serviva sto stanzino. C'è la porta che dà di qua. No, cioè entri e sulla sinistra c'è il muro. O il muro. Sì, poi era uno sgabuzzino. Ah sì, sicuro. Bello. Cerbiattina, guarda. Guarda. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, fatemi suonare questo strumento che ho in mano. Vedi, quei così là sono anni 80. Sì, tutte le luci. E poi hanno fatto vedi i divisori. Cos'era? Sembra un fischio. Così fatto? Perché C'era fa... una farfalla un po' grossa Ah! davanti alla pancia. Madonna! Tipo falena era. No, un po' più piccola, però essendo io poi posso stare più vicino. Cacchio. Sì, è indietreggiato. Queste temperature perché c'è stata una correntina d'aria. Una casa paura. Sì? Ha detto magari ci sono dei soldi. Rosso. Sì, ma sti rossi non ha senso, eh. Chiudere. C'è luce. Mettiti gli occhiali da sopra. Però dipende un attimo. Rosso. Verde e bianco. Sei una donna per caso? O una ragazza, insomma.
Una femmina. Una persona di sesso femminile. E sì, puoi far suonare lo strumento di nuovo? Sei nuovo? Oh. Quanto è che fa così tu? Ho ripreso nel caso. Puoi farlo smettere? Ti faccio una domanda per essere sicuro. Sei un uomo? Se sei un uomo puoi farlo suonare? Se no, puoi farlo suonare, per favore? Vorremmo capire di chi stiamo parlando. Sei una donna? È un bambino. Sei un bambino o una bambina? L'urlo lì che era una voce lì lontana. Penso buone. Vabbè, adesso? Tanto prima era corrente così, però era rosso. Perché non aveva senso. Dobbiamo andare senza il polso. Fidata di stare qua. Per i balconcini. Tre piani, quante stanze? Delle stanze enormi. Cos'era? Cos'era? Madonna. Qual è che cigola? Quella sopra? Questo è strano, eh? Sì, questo sì. C'è qualcuno? Però hai... Cosa mi rappresenta se c'è qualcuno che sbatto contro una palla? Per spaventarci. Ah sì, ripetutamente. Oh, che paura, aiuto! Paura che non le mani, cioè mi segue, non si batte su... Più che altro fino a un attimo fa non lo faceva sto rumore. Thank you.
Vediamo questa cosa. Tu non lo fa più, mi libri di sto scricchiolio però. Guarda quanti bambù. Dov'è questo? È in fondo di là. Ah, urca. Ma dico, se c'è qualcuno. Una roba, dammi sto bambù. Ah, meglio. C'è un elefante. Ma solo che non posso registrarlo, c'ho questo in mano. Ora lo prendo io. Dove sono queste punte? Tutti i bambù? Tutti i bambù. Fare fermi. Oh. Devo entrare? È un attimo che c'è quel ragno lì che non mi ispira per niente. Vedi che viene giù. Bello. Cammina. Hai parlato tu? Sì, ho detto bello. Ah. Sono tutti i rumori del vento. Non ho paura di usarlo. Un palo nel culo, cosa hai detto? Ho un bambù da ficcare nel culo e non ho paura di usarlo. Che ridere. È bellissimo sto bambù. Sì, infatti, portatelo a casa. Un bastone di Goku. Vabbè, ma è un classico, questi posti. Qua ci avevamo fatto un rito. Perché c'erano, c'era sta vasca in mezzo. Adesso sì, e tutte le candele intorno. Tutte le candele, tutto. Allora saranno di quelli, quello lì. No, no, erano... Ah, piccolini. Sì. Le candeline quelle. Che ansia. Anche sul cammino ce la tieni. Sul cammino ce ne sono ancora. Vedi, guarda. Sì. È roba che cade, non lo so. Comunque dov'è sto robo? Posa il bastone. E chi c'è? Allora vai a vedere, ma con la torcia.
Sì, ma che cavolo, cioè è proprio andata lì? Che disgrazia. Sì, ma se tu guardi giù è tremendo, eh. È infinito. Che brutta cosa. Ci ho lanciato un sassolino, ci ha messo tipo 10 secondi per sentirsi il... Non farei cadere giù niente. Pensa a caderci dentro. Che brutta cosa. Cioè, senti, eh. Secondi no, però. Fanno i brividi. Che brutta roba, poverina. Io mi sono preso tutte le mie come Sì, che sempre. pusciamo. Che c'è? Che hai visto? O che stai continuando a vedere? No, no, è passato. Ah! La fine sta minando. Qua, ultimo in mezzo, con le tre barre. Con le tre sbarre? Passata una ragazza così. Porca. Vestita? Ma Un vestito grigio tipo ottocentesco. Palline leggermente gonfie, vedete quei vestiti eleganti? castana, capelli raccolti lunghi. Sciolti sulla schiena. C'aveva, sì, tipo, legati qua indietro, con qualcosa qua, sciolti. Nitida, era illuminata dalla luce, è passata, ha fatto così, non so se era un ricordo. Un ricordo che lei ti fa vedere. Non lo so. Più probabile che sia ancora qui. Come ci si arriva lì? Non si può, mi sa, perché quelli... Aspetta, devo pensare. Mi sa che il corridoio dove manca il pavimento. Perché se sali di là... Si può tornare un attimo a vedere se. Questa è nitida, eh? Non è Ti fa semitrasparente. impressione perché dici, porca Eva, cosa sto vedendo? Però. È la Madonna, che cinghiale. Non so. È male che mi sono messa al verde. Swarovski? No, è improponibile. Gli infarti. Proviamo ad andare su a vedere con la spirito. Lì ho Cos'è quella? fatto così e non di là, verso il muro. C'è qualcuno qui con noi? C'è una ragazza per caso? Con un abito grigio? Non aver paura di noi, eh. Ho visto che mi osserv ci osservavi dalla finestra. Sembrava un bisbiglio a me. Stai registrando? Sì. Un bisbiglio.
pensi di quando si dice una volta sto cosa? No. Chiedi, sei tu che hai bisbigliato. Sei tu che la ragazza che ho visto prima che ha bisbigliato? Se sei per far suonare lo strumento? Me lo sei sentito qua. Ma no, sì, era qui, eh. Era qui. E poi là. Ma lì cosa c'è? Una porta o niente? Qua c'è un corridoio buio. Facci lo vedi. Io ho visto che andava dietro la finestra lì. Sì, vabbè, lì magari lei aveva il divano, si metteva sul divano e stava lì. Assurdo, cioè. Con quelle le magiche colpisce ancora, non è per dire. Noi chiediamogli qualcosa. Ma questa villa era tua? Abitavi Abitavi qua, qui? vivevi qui. Era la tua dimora, la tua casa? Cos'era? Bevi. Un'unghia sul vetro, a me è sembrato un'unghia sul vetro, non ce l'ho dietro, non so se ci siamo un attimo assentati, torniamo a noi, eri per caso, quindi abitavi in questa casa, puoi darci conferma per favore? Ancora? Sei? Mi rivolgo alla ragazza con il sito. C'è ancora una ragazza con il sito grigio? Se c'è un po' per festarsi di nuovo. Questo strumento. Sei ancora?
Se avessi metà bianco e metà verde, adesso invece è una palla tipo bianca, poi leggermente più sopra diventa verde. Sasso, rosso. L'ho visto pure. Anch'io l'ho visto. Rosso. Ancora. Eccolo. Ma che cosa? Fammi fermare un attimo. Grazie. Sei stato tu a lanciare il sasso? Puoi farlo suonare, mi fa un regalo. Non so cos'è questo. Non fai suonare? Sei stato tu e non c'è il sasso prova? Ancora. Non respiro. Di là. Lanciare il sasso in questa stanza? Se sì, puoi farlo suonare? Disturbiamo? E se ci lanci i sassi? Se ti disturbiamo non ce ne andiamo, eh? Però farlo suonare. Non è il giusto, non so se sente lei. Non credo. Se hai lanciato il sasso, può far suonare lo strumento se disturbiamo? Come succede il sabato? C'è qualcuno che lo blocca? Però mi ha fatto che ho visto il sasso come caduto, l'ho visto che si è mosso. Però non ho visto se è caduto nell'altro. Io non ho visto l'altro, io non ho visto come è caduto, ma ho visto il tipo, non quando c'è. Non so, perché. Da qui a qui l'ho visto, tipo. E se là? Io lo vedo come. Ecco,
tanto il momento in cui è successo, mi ha fatto anche ridere. Tanto roba sta lì, io sapevo che quando che sono qua sempre mi piace il peso di tutti. Mi fai vedere di nuovo da me? Se la ragazza vuole il grigio, può rispondere? Disturbiamo? Guardiamo via? Ma sei andato solo? Sei? Perché ce l'ho fatta? Te l'ho detto. Mi ha fatto ridere un po' la sua risposta. Però sì, l'ho detto. Gli ho chiesto, ma mi piace. Perché non è vero.
risolviamo, mi ha detto sì perché tra poco ho degli ospiti. Quindi non c'è neanche bisogno degli ospiti. Se me la dà, ma non lo so, ho dato questa impressione. Posso quando... Boh, degli ospiti. L'ho detto, non l'ho detto io, l'ho detto lei. No, io ci credo che c'è andato per te. Anche io avevo la tentazione di quello. Prende lei come interessante. E tu solo. Perché non c'è qualcuno anni e c'è una sua amica nella faccia per prenderlo. Non so perché ti sto dicendo queste cose, sono cose che... Non si accetta. Eh? Non si accetta nulla. È uscito di tutto, aspetta. Sto parlando con lui. Però guarda che risposta. Guarda, se mi ha chiesto perché sono vestito in questo modo. Gli ho detto, vengo dalla mia linea temporale. E vengo dalla mia linea temporale. Qual è il secondo?
inizialmente ho detto, sembra il giovane, ha detto, ma la ragazza è con te, avevo pensato qualcosa, ho detto no, non ci sono più i titoli una volta, poi gli ho chiesto se vuole andare via, mi fa, no, perché ho la mia casa, sto bene, e comprare un aspetto ospiti. Ospiti sembra tutto anno, tutto bene. Non so, magari lascio il tempo. Non so perché non riuscivo. Non so più. Sento più. Anche simpatica, cioè perché ti ho detto prima l'hai chiesto prima poi l'ho chiesto e tipo mi ha detto una cosa del genere, beh, siccome sembra il giovinotto te lo dico, questo film. Non so se mi ha colato quel ricordo, quindi è la stessa giornata, cioè degli ospiti, che non mi dà la sensazione di essere, cioè che c'era la gente, cioè potrebbe anche esserci la gente. No, ma nella sua realtà, con chi vive qui, cioè, nel senso, dove c'è la madre, c'è il marito, c'è il fratello, chi chi sono. aspetta. Sento sempre più bassa, più. Aspetta, c'è il marito.
c'è il marito, ma non lo vedete. Come la classica. Convinta che c'è, ma non lo vedete. Ecco, cioè lei, lì. Sì. Non con lei. Se volete tornate un'altra volta, simpaticissima, non è di brutto, ma lui sembra un po' un ciò. Thank you.